Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai velivoli della Regia Aeronautica. Quest'oggi parleremo di un aereo della Caproni, stiamo parlando di un aereo da ricognizione o all'evenienza di un bombardiere leggero, ovvero il Caproni CA-331. Questo velivolo fu sviluppato dall'azienda italiana Caproni, però rimase allo stadio di prototipo, con solamente tre esemplari prodotti durante tutto l'arco della guerra. Quest'aereo volò per la prima volta il 3 agosto del 1940. Nella primavera del 1941 il prototipo venne testato ufficialmente dalla Regia Aeronautica e mostrò subito buone capacità sia di volo che di combattimento. Tuttavia, la Regia Aeronautica si espresse a sfavore della sua produzione di massa, in quanto ritenuto inidoneo alla costruzione su vasta scala a causa la sua forma piuttosto inusuale. La vera ragione era che praticamente l'aereo era costruito in molte parti in duralluminio, materiale molto scarso in Italia e che doveva essere importato dalla Germania. Un'altra scelta che indusse la Regia Aeronautica a rifiutare il progetto fu anche l'adozione dei motori Isotta-Fraschini. Ricordiamo che Isotta-Fraschini era un'azienda sempre del gruppo Caproni, che produceva dei motori raffreddati ad aria. Senza radiatore, erano buoni sulla carta, però erano poco affidabili, soprattutto a causa del suo riscaldamento eccessivo dei cilindri posteriori, dovuto al flusso d'aria di raffreddamento insufficiente rispetto alla potenza complessiva del motore. Parlando proprio del motore, aveva una potenza di 850 cavalli, poteva sviluppare una velocità massima di 505 km/h e aveva un'autonomia molto ampia, ovvero di 1815 km. L'aereo fu in seguito sorprendentemente testato dalla Luftwaffe, che lo testò presso il suo centro esperienze di Recklin. Luftwaffe ne certificò le ottime qualità, tanto che pianificò di ordinarne diversi esemplari di una versione d'addestramento al combattimento con doppi comandi, ma l'ordine poi non fu inoltrato. Il secondo prototipo, con la matricola militare 428, era un caccia notturno che venne poi designato con il codice CA-331B. All'inizio dell'offensiva alleata nel 1942, la Regia Aeronautica pianificò di ordinarne 1000 esemplari, ma anche in questo caso l'ordine rimase solo sulla carta e solo un nuovo prototipo venne costruito. La richiesta di 1000 esemplari della Regia Aeronautica era semplicemente utopica. Noi, che riuscivamo a produrre al massimo 100-200 velivoli al mese, era, diciamo, letteralmente piuttosto irraggiungibile questa cifra anche in tutto l'arco della guerra dal 40 al 43. Il primo prototipo del CA-331B venne testato con l'armamento completo nell'agosto del 43. L'aereo venne progettato anche per essere prodotto nella versione cacciabombardiere. A tal fine viene realizzato un alloggiamento bombe in grado di trasportare fino a 1000 kg di carico bellico. Una seconda opzione era la versione CA-331B con 500 kg di bombe ed un carico supplementare di carburante di 616 litri. L'armamento offensivo era costituito da 4 mitragliatrici Beretta Safad da 12,7 mm, mentre aveva anche in dotazione 4 cannoni MG-151 da 20 mm di origine tedesca. Va anche aggiunto che l'aereo, nella sua configurazione originale con motori Isotta-Fraschini Delta, era un po' lento per i compiti di caccia intercettore e, cosa che destava ancor più perplessità, era lento come tempo di salita e aveva una tangenza massima operativa non sempre adeguata per poter contrastare i bombardieri americani ed appena sufficiente per contrastare quelli britannici. Era questo un altro dei difetti di questo tipo di motori. Più adatti alle quote basse o a quote medie, dove l'aria non troppo rarefatta garantiva raffreddamento. Inoltre, anche se l'armamento previsto era adeguato, grazie soprattutto alla prevista installazione di cannoni da 20 mm, il prototipo però montava solamente 5 mitragliatrici Beretta Safad in caccia, invece dei 5 Ikaria MGFF da 20 mm o dei 4 MG-151 sempre da 20 mm, previsti in sede di progetto. Non era ancora prevista l'installazione di un radar, Larghetto Lepre non era ancora disponibile all'8 settembre e non ci si pensò di ripiegare sul Liechtenstein tedesco, che peraltro la Luftwaffe esportava con estrema parsimonia. La mancanza di radar, unita alle scarse doti di arrampicatore, non avrebbero di certo fatto un caccia notturno eccezionale, mentre invece vi erano ottime probabilità di riuscita per impieghi come bombardiere leggero, cacciabombardiere diurno o notturno, o eventualmente anche in funzione antinave e ricognitore.
Tutti questi problemi si sarebbero risolti con una motorizzazione più potente, tanto che si pensò di installare un altro motore raffreddato d'aria di progettazione Isotta Fraschini, l'Isotta Fraschini ZRC 2460 da 1250 cavalli con 24 cilindri AX, ottenendo, unendo, due motori da 12 cilindri AV, che però non era ancora a punto alla data dell'armistizio, ancora una volta per problemi di raffreddamento. Beh, che dire su questo velivolo? Sicuramente molto sfortunato, soprattutto per l'adozione di motori non troppo felici, soprattutto per l'utilizzo in alta quota, che era, diciamo, ciò per cui è stato progettato, ovvero come caccia notturno o come bombardiere leggero. Come bombardiere leggero i motori erano sufficienti, ma come caccia notturno proprio no. Bisognava cambiare i motori e magari utilizzare i motori di provenienza tedesca o quelli prodotti su licenza proprio di origine tedesca. Cosa che non fu, diciamo, possibile perché erano stati utilizzati tutti per i caccia monomotore, per esempio come l'MC-202. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto o se magari avete qualche richiesta. Io sono aperto a tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.